quindi sono contento di vedervi numerosi a questo appuntamento con Elena Percivaldi e il libro Fu vero editto. È un libro che esce un po', no, dai canoni cronologici dei quali di solito ci occupiamo, noi in genere ci occupiamo di Medioevo, però è innegabile che l'editto di Costantino e la figura di Costantino abbiano influenzato tutti i secoli successivi in maniera determinante, e il caso ha voluto che capitasse proprio nella settimana in cui si è inaugurata l'altro ieri a Palazzo Reale la mostra su Costantino per celebrare l'anniversario appunto dell'editto, quindi una mostra che andrà avanti fino a marzo 2013, di cui poi credo che vi parlerà anche Elena, che è andata all'inaugurazione l'altro ieri, ha avuto modo di vederla. E a questo punto io non ho altro da aggiungere se non lasciarvi con Elena Percivaldi e poi naturalmente, come sempre nei nostri incontri, chi ci conosce lo sa, se ci saranno domande, dubbi, quesiti, richieste particolari, alla fine daremo vita al dibattito finale. Benvenuti a tutti, grazie di essere qui, la parola a Elena Percivaldi, grazie. Grazie per la folta presenza, è stata appunto una cosa un po' travagliata perché all'inizio avevamo deciso di farla nell'altra sede che è molto più avvezza diciamo agli incontri. Io personalmente ho avuto la fortuna di, grazie a Maurizio, di essere già presente varie volte anche nell'altra sede, tutte le volte a presentare dei libri, e devo dire che in effetti la partecipazione era sempre stata numerosa, però questa volta ancora di più, quindi forse conviene considerare anche questo aspetto. Quindi niente, io vi ringrazio innanzitutto per essere venuti ad ascoltare questa conferenza, questa presentazione. Ovviamente ringrazio Maurizio in prima persona e gli amici dell'Associazione Italia Medievale, con cui appunto oramai da anni ci si conosce, si fanno varie cose assieme, ed è sempre un piacere insomma incontrarli e incontrare persone che appunto fanno questo lavoro con grande passione, con grande energia e con grande voglia di divulgare la cultura, di portare soprattutto questi temi che sono un po' ostici, insomma si studia anche poco e male a scuola, però oggettivamente sono anche molto interessanti, anche perché spesso e volentieri sono, come diceva giustamente Maurizio, alle radici un po' della nostra storia e della nostra identità anche di oggi. Il libro che oggi presentiamo, che oggi presento, è proprio uscito pochissimi giorni fa, quindi questa è proprio la prima in assoluto presentazione di una serie che farò, che sto appunto concordando in questi giorni. È un libro che esce in un momento diciamo particolare, perché come sapete sono appena iniziate le celebrazioni del 1700 anni, quindi l'anniversario dei 1700 anni dall'editto appunto di Costantino, che è appunto del 313, quindi tutto l'anno successivo, nel 2013, sarà, come ho già avuto modo di vedere, ricco di tutta una serie di iniziative che vedranno protagonisti insomma sia scrittori ma anche appunto mostre e vari eventi in giro per la penisola, soprattutto a Roma ma anche qua a Milano, ovviamente essendo l'epicentro e il luogo che ha visto appunto l'editto nascere. Esce in concomitanza, ma è stata in realtà una coincidenza tra virgolette voluta, nel senso che noi sapevamo che doveva iniziare questa mostra con l'editore un tempo fa, e quindi diciamo che abbiamo un pochino costruito in modo da riuscire a uscire in concomitanza con la mostra, in modo da essere sul pezzo tra virgolette, no? Mostra che oltretutto io ho avuto la fortuna di vedere in anteprima, e devo dire che è veramente una mostra fatta bene, curata da Paolo Biscottini, che è il direttore del Museo Diocesano, e dalla professoressa Gemma Senachiesa dell'Università, che insegna archeologia, che hanno proprio entrambi dato un percorso molto godibile, molto rigoroso da un punto di vista storico e archeologico, ma anche molto chiaro, molto bello esteticamente, con tantissime opere, capolavori della scultura, dell'orificeria, pezzi insomma
di livello che arrivano da vari musei italiani e internazionali e che danno quindi la possibilità di comprendere non soltanto l'evento ma anche un po' il contesto storico che porta appunto all'evento stesso. La figura poi di Costantino, figura anche controversa come poi avremo modo di vedere, la figura di Elena e quindi è una mostra che sinceramente se non avete ancora visto vi consiglio di vedere perché di andare a vedere perché è veramente bella, merita. Cioè di fatto un editto che pone fine alla lunga scia di sangue delle persecuzioni che per qualche secolo avevano caratterizzato la storia dell'impero e di fatto equipara appunto la religione cristiana a tutte le altre religioni lecite nell'impero e di conseguenza pone termine appunto alle persecuzioni. È una data capitale per questo motivo perché di fatto diciamo che segna l'inizio del cristianesimo, del successo del cristianesimo anche a livello istituzionale e una sorta di patto che viene fatto dall'imperatore con la Chiesa nascente e che in questo periodo proprio si sta iniziando a strutturare anche dal punto di vista proprio gerarchico, un rapporto che evidentemente avrà delle conseguenze enormi. Diceva giustamente Maurizio, qui siamo prima del Medioevo, come sapete convenzionalmente il Medioevo si fa iniziare dal 476, cioè dalla caduta dell'impero romano d'Occidente. È una data convenzionale perché poi in realtà le date di questo genere non è che sono degli spartiacque che vengono vissuti dagli uomini del periodo come tali, ma diciamo che si intuisce che magari qualche cosa sta cambiando, però no, sono sempre delle cose che gli storici successivamente per comodità, per amore anche della classificazione, forse sbagliando, tendono a prendere come punti di riferimento. Questa è quindi un'epoca leggermente precedente alla caduta dell'impero romano d'Occidente, però è un momento decisivo perché proprio grazie all'editto di Milano e al fatto che appunto, come dicevamo, il cristianesimo di fatto viene equiparato alle altre religioni e quindi diventa lecita e di conseguenza assume anche un ruolo a livello istituzionale grazie proprio a Costantino, è il momento in cui di fatto si segna l'inizio, non dico del Medioevo perché sarebbe sbagliato, ma sicuramente di un momento che di lunghissimo raggio temporale in cui il cristianesimo sarà una presenza fortissima, costante e capillare all'interno della vita sia politica, sia sociale, sia culturale, sia artistica, letteraria, filosofica, teologica dell'Europa, in particolare logicamente perché stiamo parlando di dell'epoca medievale, quindi ci occupiamo ovviamente del contesto europeo. Il libro, devo dire la verità, ho fatto molta fatica, è piccolo perché sono 96 pagine, quindi insomma non è un saggio monumentale, tutt'altro, però è stato concepito per il grande pubblico proprio per cercare di spiegare quali sono le dinamiche che stanno alla base, come ci si arriva insomma a questo editto, il significato e anche l'impatto che poi l'editto stesso avrà nel corso dei secoli. È un libro quindi breve, però mi permetto di dire intenso proprio perché anche gli eventi che vediamo appunto dipanarsi in questi decenni, in questo periodo, sono molto serrati. Diciamo, focalizzare era un po' innanzitutto il quadro storico che porta appunto all'editto, quindi il quadro di decadenza sostanziale del periodo del tardo impero. Cercare di capire, che è un po' la domanda che mi sono fatta anch'io scrivendo il libro, che attualità, tra virgolette, possa avere un evento di questo genere oggi a 1700 anni di distanza. Personalmente non sono come storica non sono una che ama molto le attualizzazioni a tutti i costi, nel senso che sono ben conscia giustamente che eventi che sono successi secoli e secoli fa hanno un senso perché è nati in quel ambito cronologico, in quel dato scenario, e non avrebbe senso oggi come oggi considerare per forza, invece c'è la tendenza anche spesso di attualizzare tutto, no? Di cercare un senso o cercare appunto di estrapolare un qualche cosa che possa essere attualizzato a tutti i costi anche oggi. Però è anche vero che una figura come quella di Costantino, che è una figura sicuramente potente, una figura forte che rimane anche nell'immaginario collettivo, infatti ci è rimasta per parecchio, e gli eventi stessi, quindi l'editto ma non solo, anche la battaglia del Ponte Milvio per dire, no? Che è una cosa la cui memoria diciamo comune è abbastanza scontata, sono eventi appunto e personaggi che rimangono nella memoria collettiva, quindi comunque un dato di attualità volendo c'è perché comunque fanno parte di una memoria collettiva appunto che tutti noi conserviamo. Quindi il volume diciamo che ha questa impostazione, racconta sicuramente tutta la storia dall'inizio alla fine, la vede un pochino anche dal punto di vista di Costantino che diventa un po' una sorta di protagonista se vogliamo delle vicende,
Anche se compari poi, come vedrete, a un certo punto, quando per ovvi motivi le vicende si sono già delineate, perché io parto da prima per cercare di spiegare anche appunto quello che è lo scenario sul quale poi l'editto stesso nasce e sul quale appunto l'editto viene poi impostato e con le conseguenze che darà. Una situazione, come dicevo, parecchio difficile, problematica, perché è un momento, diciamo, cruciale per la storia del vecchio impero, dell'impero romano, un momento, diciamo, di decadenza che stava nel momento in cui Costantino prende mano al potere e era già, diciamo, in corso di sfacelo già da tempo, e appunto le estreme conseguenze, come sappiamo, sarebbero state di lì a poco la caduta poi del troncone occidentale dell'impero nel 476, quindi circa 150 anni dopo, grosso modo, gli eventi di cui parliamo oggi, 150-180 anni dopo. Il buon Costantino, quindi, nel momento in cui prende il potere, si trova comunque ad avere a che fare con una situazione già compromessa, e la sua attualità, forse anche come figura, è quella di cercare, diciamo, di salvare il salvabile in un momento obiettivo di crisi. Crisi enorme che, appunto, come dicevo, era già iniziata da qualche secolo ed era dovuta a vari fattori. Diciamo, forse il più appariscente di questi era il fatto che l'impero ad un certo punto era arrivato alla massima espansione, non facendo più guerre di conquista, mancavano banalmente i bottini che foraggiavano, insomma, e permettevano all'impero anche di esistere, di greggersi, diciamo, sui fasti che tutti conosciamo, e quindi anche all'interno dell'impero stesso avevano cominciato a inserirsi, a innescarsi una serie di dinamiche che avrebbero appunto portato ad una complessiva decadenza anche dell'economia, la continua svalutazione della moneta, varie misure, insomma, prese da molti imperatori per cercare di riportare l'economia a dei livelli decenti, l'esplosione, diciamo, anche demografica della città di Roma, che diventa un po' un rifugio da parte di persone che, diciamo, nell'ultimo periodo, prima appunto di riversarsi all'interno della città, erano comunque ceti che avevano lavorato e lavoravano nelle campagne, quindi davano, diciamo, avevano un'impostazione economica che si basava sulla produzione appunto anche delle derrate agricole. Tutta una serie di dinamiche che ovviamente si innescano, che quindi portano rapidamente al collasso poi del sistema e alla necessità da parte anche degli imperatori di cercare di mantenere, diciamo, un livello di vita all'interno dell'impero che fosse sufficiente per evitare appunto il collasso.